risposte che voglio dal gruppo è quello di riuscire a mettere in campo poi le proposte che noi facciamo quotidianamente. E quindi, al di là degli avversari che affrontiamo di volta in volta, sono sempre molto curioso di vedere come rispondono la domenica, perché poi è quello è il sinonimo della qualità del lavoro, di come loro si sono allenati, di come noi staff tecnico siamo riusciti a entrare sui calciatori. Domani sappiamo che affronteremo una squadra scorbutica, ostica, che sa far giocare male le squadre, quindi è una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo affrontate fino ad oggi. Però detto questo, noi come priorità vogliamo pensare a noi stessi e a continuare a fare quello che di buono stiamo facendo, cercando di eliminare quelle sbavature che ogni tanto ci hanno precluso magari di fare un risultato pieno. Allora, Rosso sì, è convocato, mentre Trasciani e Kerematenga no. Kerematenga sta assorbendo ancora quel fastidio che si sta portando dietro e che gli preclude, come gli ha precluso all'ingresso della partita a Modena, di spingere al massimo delle sue potenzialità, e quindi ci abbiamo provato, ma non ha senso più spingerlo. Aspettiamo che sia recuperato pienamente, in maniera tale che anche il giocatore non possa avere alibi, che quando va in campo possa andare al 100%. Le sue prestazioni sono solo e esclusivamente figlie di quello che fa vedere sul campo senza avere nessun appiglio. Detto Trasciani, invece, purtroppo è out per un po' di giorni perché ha una microfrattura da stress, quindi sarà fuori per 20-30 giorni. Creare occasioni sì, ma forse anche c'è stato un passaggio di preparazione della partita in cui hai chiesto ai tuoi di non essere frettolosi, probabilmente, perché queste sono le classiche partite dove se non segni subito, se non la sblocchi subito, poi può andare un po' in loop. No, no, ha fatto un'analisi top, nel senso è una partita così, perché io penso che dovremmo essere capaci e bravi ad attaccare spazi molto stretti, e di conseguenza quando attacchi spazi stretti puoi lasciare spazi ampi da difendere. E quindi la pazienza sarà un ruolo determinante, ci abbiamo lavorato, anche se poi è una caratteristica che io ricerco un po' contro chiunque, perché insomma, questa è anche un po' la matematica. Il pallone è uno, quanto più riesci a tenerlo e quanto più elimini possibilità agli avversari di tirarti in porta. Quindi la fretta non è mai un aiuto, anzi, è sempre un problema contro chiunque, a maggior ragione quando affronti questi tipi di squadre che sanno chiudere spazi e poi ti vogliono attaccare subito, immediatamente, con pallone alle spalle. Quindi sicuramente è un'analisi che condivido e che secondo me hai centrato.